Nuovo piano ittico regionale. Documenti approvati. Incontro commissioni legalità. In apertura della seduta del 29 settembre, il Consiglio ha commemorato Marta Minervini, consigliera della quarta e della sesta legislatura, già componente dell'ufficio di presidenza. L'Assemblea ha poi approvato la delibera che adotta il nuovo piano regionale per la tutela e la conservazione degli ambienti e della fauna acquatica e dell'esercizio della pesca. Nel pomeriggio sono stati discussi e votati numerosi atti di indirizzo. In copertina! Il 29 settembre il Consiglio ha adottato il nuovo piano ittico regionale. Il documento vuole garantire la salvaguardia degli ambienti acquatici e della fauna autoctona, tutelare e, ove necessario, ripristinare gli ecosistemi acquatici. Inoltre, contempla la gestione delle zone di protezione, le turistiche, quelle per attività agonistiche e promozionali e quelle con regolamentazione particolare. L'Assemblea regionale il 29 settembre ha discusso 13 mozioni e ordini del giorno. 7 i documenti approvati, 2 riguardano le agevolazioni per determinate categorie di utenti dei mezzi pubblici, tra cui studenti e disoccupati, 4 sul recupero e la valorizzazione del castello di Racconigi, 1 sulla necessità di disciplinare la pratica delle ski sul territorio regionale. Lavorare su obiettivi comuni, scambiarsi le informazioni, condividere i dati raccolti e utilizzare metodi simili. È il risultato della riunione congiunta delle commissioni legalità del Consiglio regionale e del Comune di Torino, che si sono incontrate a Palazzo Lascaris per individuare un percorso comune.